stiamo vivendo una grandissima, straordinaria, unica cambiamento, modificazione culturale di cui noi siamo parte e dobbiamo imparare un po' a capire e a gestire la condivisione di tutti questi dati che diamo, lasciamo volutamente o meno sulla rete. Lo facciamo con una delle eccellenze, sociologo belga, naturalizzato canadese, insegna all'Università di Toronto, dove ha diretto fino al 2008 il programma McLuhan in cultura e tecnologia, di cui anche è stato allievo. È docente presso la facoltà di sociologia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, dove insegna sociologia della cultura digitale e di marketing e nuovi media. Ha scritto moltissimi libri, ricordo solo il suo ultimo, Psicotecnologie collettive, Meet the Media Guru per Egea. Allora la parola a Derek De Kerckhove. Grazie Giulia e grazie anche alla Banca Intesa San Paolo per questo invito, questo onore anche di farmi parlare dopo Giacomo Risolati. Sono veramente molto emozionato anche di poter parlare di questa cosa che noi concerna di base, diciamo, condividere nella trasparenza all'era dei big data. Spiegherò un po' tutto questo per dire che abbiamo due versanti della condivisione, quella conosciuta e quella sconosciuta. Diciamo che prima la nostra condizione di privacy, di proprietà di sé, diciamo, comincia con Romulus e Remus. Creare un muro, un circolo. Romulus dice: tu non passi senza il mio permesso questo, se no ti ho ucciso. E l'ho fatto. Fondazione di Roma. Un muro che è una fondazione, sì, della nostra opacità. Ciascuno di noi pensa ancora avere un segreto interno. E forse lo ha ancora. Però il problema è che stiamo passando dall'era dell'opacità a quella della trasparenza. Che vuol dire? Vuol dire che passiamo del tempo dentro di che avevano costruito internamente una personalità, un senso di sé, una coscienza che pensiamo privata, a partire evidentemente dell'appropriazione del linguaggio che facciamo quando leggiamo qualcosa, lo mettiamo dentro, silenzioso, che condiziona questa opacità. Ma l'elettricità fa il contrario. Dico bene l'elettricità, non il digitale. A partire dall'invenzione del telegrafo siamo già presso nella rete. Arriviamo all'era della trasparenza e vi faccio provo di farvi vedere com'è e perché. Ma prima diciamo che il passaggio è sempre un po' difficile. Quando sono passati dal mondo medievale, durante il Rinascimento, a questa appropriazione del linguaggio con la lettura e la scrittura, abbiamo costituito una cosa interna, come Prometheus, una cosa interna che faceva che per arrivarne dovevi passare il corpo. L'Inquisizione spagnola. Quando si passa da una cultura a un'altra c'è sempre un grande cambiamento della dimensione morale e del comportamento della gente. E l'ordine precedente si difende. E l'Inquisizione spagnola è stato così. E per questo che dire, dobbiamo anche temere la tirannia. Big data. Che sono le big data? Le big data sono una moltiplicazione fenomenale di small data. Il tuo computer contiene i small data, pensi, ma anche il mio, anche quello di ciascuno di noi, finalmente diviene un big data. E allora le fonti di big data sono, come vedete, analytics, consulting, software, enterprise. Vabbè, non ho bisogno di far vedere, c'è una quantità fenomenale di banche di data che contengono un sacco di cose su di noi. Ma non solo su di noi, sulle imprese, sulle varie cose che servono come tipo di informazione da condividere.
C'è un aspetto gioioso di Big Data, devo dire, e questo è uno dei più gioiosi che conosco. Questo è in 2012, 3 ore di Big Data Analytics di tweet della gente che parlavano della loro risoluzione di Capodanno. Sarò più gentile, sarò più sportivo, farò più soldi. La distribuzione di queste, a partire dalla quantità di tweet che corrispondono più o meno a queste dimensioni, la distribuzione dell'altruismo, no? Che si vede bene qua, non bravi in questa parte dell'Arizona, lì anche nel nord, infatti vedete che le condizioni di vita dura fanno la gente più altruisti. Il verde voglio fare più denaro e il blu voglio fare più sport e fare il mio corpo migliore. Io trovo questo delizioso, no? È meraviglioso di avere un snapshot della sensibilità americana a un momento precisamente dove la si rivela. No? Big Data fanno cose fenomenali e lo faranno sempre di più. Possono anche fare danno. Questo è una delle cose che viene assolutamente nella cultura che viene adesso. The sharing economy. Parlo di questo, la metto in contesto della situazione che, di queste conferenze, ma anche, diciamo, per far capire che adesso la quantità di informazioni a disposizione, la possibilità di più l'informazione si dà, più richiesta si fa, più, diciamo, più si allarga le cose. Infatti il problema è oggi, ne parlerò, il problema oggi è che se tu guardi l'informazione stai perdendo un'occasione di sfruttarne. E la logica che di crowdsourcing. La crowdsourcing sono 2 o 3 grandi fonti della sharing economy che viene adesso e che quello cambiano, possono cambiare l'economia come la conosciamo, che è quello di crowdsourcing, crowdfunding e anche della nuova economia, manufattura personale della stampante 3D. Siamo in una situazione totalmente che rovescia il senso dell'economia e vi darò l'esempio di Goldcorp, che è un esempio che già conoscono alcuni di voi forse, è un esempio canadese, è la storia di una miniera d'oro in Canada che si chiama Goldcorp. E 15 anni fa, questa miniera è andata in fallito, in bancarotta si dice, e il giovane imprenditore che doveva ridistribuire le cose, rivendere quello che si vende, si è messo in idea, ma c'è un tesoro qua, e come trovarlo? Invece di mantenere l'informazione, l'archivio sacrato di una miniera d'oro, dove si è fatta la ricerca, come è il terreno, il studio di ciascuno dei dettagli che sono veramente, diciamo, la proprietà del miniere, mettiamola sulla rete. Invitiamo la gente a dire dove, no? Trovare l'oro. Oggi Goldcorp è la terza più produttrice di oro della Nord America e completamente rimessa in piedi. Questo è crowdsourcing. Lascia la cosa all'aperto. Chiedi alla gente di aiutarti. Migliaia di persone non ci interessano, ma ci sono 2 o 3 che contano. Questa è la cosa. Perché invita la partecipazione. No? L'idea, siamo una cultura partecipativa. Invita a investire emozione, no? Intelletto. Pensare alle cose, seguire le cose su di che abbiamo fatto una proposta, creare un sentimento di appartenenza, stabilizzare anche la continuità dell'interesse sul lungo termine. Crowdfunding è una cosa dove invece di dare le tue idee, tu dà denaro. Si pratica sempre di più in Italia. A partire da un progetto che ti interessa, che è presentato sulla rete, tu decidi di mettere 5, 10, 100, 1000, che ne so quanti euro. Tu diviene anche per 5 euro tu diviene proprietario, diciamo, di questa cosa su di che tu hai contribuito, investire emozioni, trovare fondi, evidentemente si trovano questi fondi. Infatti sono esempi, c'è un esempio di nuovo canadese di una smartwatch che si chiama Pebble e che chiedeva tipo
2 milioni sulle 6 settimane di crowdfunding che hanno successo e hanno ottenuto 20 milioni. Molto di più che si chiedeva all'inizio. Sentimento è che tu sei proprietario in un certo modo dell'oggetto e di nuovo stabilire continuità di cura, organizzare comunità di gruppo di sostegno. Io penso per esempio che per salvare Pompei dal disastro dobbiamo creare un'istituzione di adozione di ciascuna delle ville di Pompei, creare comunità intorno del crowdfunding per sostenere i muri di questa villa. Questo semplicemente per domande, chiedere al mondo intero, quelli che sono passati, che hanno un sentimento forte anche verso Pompei, di contribuire. Questa è una sharing economy che sta venendo adesso e che mi fa sperare un po' di più dentro il caos che stiamo anche a vivere, un po' come il Rinascimento, diciamo. Ma questo è il problema. Questo è l'altro versante della condivisione. Noi pensiamo tranquillamente che niente cambia. Sappiamo che le cose cambiano, ma fondamentalmente non cambiano. Ognuno di noi continua di essere una persona unica, privata, inviolabile. Siete tutti d'accordo? Certamente sì. Questa illusione l'abbiamo ancora. In apparenza sembra vero, però dietro le apparenze c'è il nostro inconscio digitale fatto dalle tracce lasciate da ognuno di noi. L'inconscio digitale, tutto ciò che si sa su di te e che tu non sai. Vuol dire la quantità di informazione nelle banche di dati di Big Data, a disposizione di chi le chiede, per fare un profilo di te che serve e su di che tu non hai la più pallida idea. Che vuol dire? Vuol dire che io sono come un personaggio del teatro di Shakespeare, libero in meno spazio del teatro, però sotto sono a disposizione. Sono a disposizione. Questo è l'altro versante della condivisione. Inconscia che tocca la tua vita in ogni momento, così fortemente come l'inconscio scoperto da Freud e Jung. Io dico sempre, papà e mamma, va bene. Non possiamo negare che abbiamo avuto effetti di papà e mamma. Infatti la grande innovazione di Freud è di inventare l'inconscio. Questa era la cosa la più forte. Ma diciamo che aveva ragione anche sulla problematica di papà e mamma. Ma il condizionamento che papà e mamma fa su di noi si compara all'impatto del digitale, della nostra profilazione, del fatto che adesso... L'ultima cosa, questo è meraviglioso, un'invenzione di un italiano che sta lavorando, è un'invenzione che lui permette di creare un sistema dove tu stai guardando un film. La macchina che ti presenta il film sta studiando le tue reazioni, conosce i tuoi big data e si modifica in tempo reale secondo il tuo sguardo. Impensabile. Il sogno esterno, la flessibilità totale, il morphing fondamentale. Non lo so che si farà, non è certo. Sì. Infatti fa crowdfunding, sta cercando 600.000 e è arrivato a semplicemente 50. Non basta. Intanto, allora, che sono i tanti modi su di che siamo tracciati? Voi avete provato Google Glass? No, non era granché. Tecnicamente, psicologicamente era enorme. Era l'approccio del schermo all'occhio. L'approccio del mondo digitale direttamente nella coscienza, attraverso un sguardo così intimo. Intimo, vabbè, abbiamo Google Glass che ti permette di vedere le cose e informazioni sulle cose come un tipo di realtà aumentata, però metti su Google Glass GPS. Tu sei reperibile facendo le cose che tu stai facendo, ovunque. Face recognition, riconoscimento facciale. Sapete che io, non è che lo farò, ma posso prendere il mio Samsung, fare una fotografia di ciascuno di voi, metterla in rete per sapere chi siete, dove abiti, che facci. Face recognition è una cosa fenomenale.
Connessione mente, faccio vedere un esempio di connessione mente-schermo diretto. Ti immagina che adesso possiamo pensare a una cosa per far cambiare un schermo. L'ho fatto. E Big Data, evidentemente Big Data. E possiamo dire addio a tutte le forme di privacy. Ricordatevi forse che Mark Zuckerberg ha detto well, privacy is over. Aveva ragione, privacy is over. La mia risposta è se privacy is over, so is democracy. E questo è un altro problema. Sì, allora il problema è questo, che una relazione del genere tra le nostre macchine e il nostro cervello è una cosa un po' inquietante, diciamo. Posso anche essere la fine della libertà. Vitrionics è un esempio quando tu puoi mettere direttamente sull'occhio l'informazione che ti viene, vuol dire il passo più avanti di quello di Oculus Rift o Google Glass, quel che sia. Tu sei direttamente connesso alla visione e tu puoi anche registrare a partire dal tuo punto di vista le cose che stai vedendo. Il tuo punto di vista non è quello di una terza persona. Questo è il sistema per come funziona. Non, tecnicamente non posso parlare tanto per semplice dire che ci sono filtri e display lens, vuol dire che si possono, il display vuol dire far vedere come si fa vedere le cose su Google Glass. Questo è un altro, diciamo, spiegazione del modo di funzionare. Sono più compagnie che sono adesso provando di raffinare su un tipo di prodotto che non è ancora uscito sul mercato, diciamo. Questo l'ho provato. Allora, vi faccio vedere. Vedete questo piccolo cubo rosso e vede questa strana cosa che oggi si vende sulla rete per più di 100 euro, intorno ai 100 euro. Si chiama Emotive. Sono due o tre di queste cose. Allora, che si fa? Tu organizza la tua mente intorno a due o tre piccole cose su di che concentrare. Così tu metti la mente, diciamo, a disposizione. Dopodiché tu pensi a questo piccolo cubo e tu dici vai a destra, tu pensi vai a destra e la cosa va a destra. Tu dici vabbè, adesso a sinistra, tu pensi va a sinistra. L'ho provato. Allora, a un momento, come l'ho provato sotto la direzione di una ragazza che infatti ha presentato il progetto a TED, al TED generale, il Grand TED, lei mi ha chiesto di fare le varie cose. Io ho detto, silenzio, scusami, ma volevo fare una cosa io, senza che tu lo sai. E ho pensato, vabbè, perché non pensare a fare sparire questo piccolo... È sparito. Vuol dire che il pensiero connesso al schermo è adesso assolutamente possibile. È ancora un 1-0, certamente, è ancora una cosa più verso di qua o più verso di là, vuol dire una cosa semplice, non è raffinato, non è che posso pensare a una frase brillante e vederla arrivare sul schermo. No, non ci siamo. Non ci siamo. Ma arriviamo a questo livello con altri modi. GPS. Connessione generale, face recognition. Questo è il sistema, il face recognition. Questo è Jokhar Tsarnaev, uno dei due ragazzi che hanno lasciato le bombe in Boston. E allora si fa vedere quali sono i punti di riconoscimento, come si fa. Infatti la distanza tra i nostri occhi e ciascuno di noi, queste distanze smisurate sono come le parti del digitale, diciamo. È unico a ciascuno di noi, è un DNA. Fisionomica, diciamo. Allora, la domanda è questo. Il grande inquisitore? Problematica è che non c'è più bisogno di tortura. Basta semplicemente andare sotto. Come occupiamo la rete? La occupiamo con tutta informazione che più o meno è a disposizione di ciascuno di noi, la reputazione, i dettagli, che condivido, che dico, dove lavoro, che si dice su di me, dove si può contattarmi, che sono le cose che mi interessa, che ho comparato, che conosco e chi mi conosce. Questo è
tra informazioni assolutamente a disposizione, diciamo, un uomo o un ragazzo che è capace di mettere un po' le cose insieme, ti mette tutto questo e fa il tuo profilo. Queste sono 64 fonti di informazioni su ciascuno di noi a disposizione, se non di tutti, da te in parte e dall'amministrazione in grande parte. Allora, questo per esempio, a proposito, non so se lo sapete, ma benché è fermo che non l'usate, questo è sempre tracciabile. Sempre tracciabile. Ovunque che tu vai, sa dove sei andato. Allora, questo è il modo quando hanno preso le due ragazzi, Charnaev, l'hanno fatto a partire di un sistema che prendeva tutti i telefoni della gente che passavano per arrivare a singolare quelli che erano in pare. E hanno trovato loro alla fine. A partire di seguendo il cambiamento della quantità e della disposizione dei segnali telefonici a ciascuno di questi quartieri in Boston. Vuol dire che abbiamo una situazione epocale e forse civilizzazionale. Forse civilizzazionale. Rovesciamento del pubblico e del privato. Abbiamo tre spazi adesso da occupare, da gestire. Materiale lo conosciamo, è questo. Mentale lo conosciamo, è questo. Ma virtuale pure. Viviamo da fronte di un schermo o l'altro almeno la metà della giornata, svegliata. Almeno la metà, qualche schermo che sia. Allora, questa cosa è che abbiamo tre spazi indipendenti incrociati e che funzionano più o meno insieme e sono tutti connessi e sono anche il materiale è connesso con tutta una quantità fenomenale di sensori che si moltiplicano sempre di più, l'Internet of Things. No? È tutto più o meno trasparente. Io trovo questa cosa che Salvatore, un artista italiano di alto livello, molto, molto brillante. Siamo in un terzo spazio digitale più inclusivo, in cui le informazioni non solo sono attaccate a luoghi, spazi, corpi, oggetti, ma si ricombinano, rimisano, ricontestualizzano, creando geografie sempre nuove, di volta in volta emozionali, linguistiche, semantiche, relazionali o relative ai tanti pattern ricorrenti che si possono intravedere nella loro immersione dai strati di dati, informazione, saperi correlabili tra spazi, tempi e reti sociali differenti. È una lunga frase, mi scuso, non l'ho scritto io, però il sentimento c'è. L'idea veramente è fondamentale perché questa innovazione di che ho parlato, di questo, il film che si cambia secondo la tua sensibilità, è un po' questo. Siamo veramente dentro questa situazione. E questo è il problema. Il ritorno della cultura della vergogna. Allora, quelli che hanno fatto i vostri studi antropologici sanno che esistono due forme di responsabilità sociale, poi anche personale. La vergogna e la colpevolezza. La vergogna è la responsabilità verso l'altro. Nella cultura tribale tu sei responsabile verso tutti intorno di te, dal padre, la madre, fratello, infatti sei responsabile del cugino, del cugino, del cugino. E allora se tu hai fatto qualcosa di male, tu devi rispondere da tutte queste persone. Se nessuno lo sa, non fai niente, non hai fatto niente. Ma se si sa, è verso di questi che la tua responsabilità si fa. Quando tu impari a leggere, tu prendi il linguaggio, lo metti dentro di te e tu formi questa identità opaca che ho già parlato. A che punto la tua responsabilità è verso di te? È verso di te. Tu hai una consistenza, tu hai una coscienza, tu hai un'identità, tu hai qualcosa che cresce dentro di te e verso di questo tu hai una responsabilità, che è ancora la responsabilità che pensiamo abbiamo noi. È normale per una persona di sentirsi colpevole se ha fatto qualcosa, benché nessuno lo sa. Benché Freud ha provato di eliminare la colpevolezza, il problema è che adesso la reputation capital
è l'espressione nel mondo dell'impresa, ma non solo dell'impresa, che è la condizione, diciamo, della responsabilità nuova, di nuovo verso l'altro, di nuovo oltre di me, oltre della cosa. Fatti molto di più, reputazione dei ragazzi su Facebook. Non è una reputazione negativa necessariamente, ma è reputazione, è l'opinione che la gente ha di me e che è disponibile sulla rete. Oggi tu incontri qualcosa di nuovo, vai su Facebook o su Google per vedere chi è. E fai la tua opinione a partire di questo. Ansia nuova, minaccia di tirannia. Beh, abbiamo la rivelazione di Snowden, abbiamo avuto Wikileaks, abbiamo evidentemente un sacco di evidenza che ci sono problemi intorno di questo, tra il governo americano, FBI, Apple e tutti quanti. C'è una sorveglianza asimmetrica tra i governi e i cittadini. Si profila questo all'orizzonte. Chiusura della NSA solo per i americani. Già questo è intollerabile. Un mese fa Obama e il suo governo hanno deciso di chiudere la spia americana, no, per gli americani, la spia della NSA, del, come si chiama? Lo vediamo dopo. Ma il pensiero di Daniel Kaplan è molto pertinente. Il problema non è che queste data sono raccolti, ma che la loro sfruttazione crea, il loro sfruttamento crea una condizione di impotenza e di vulnerabilità. La gente non sanno né partecipano nei processi che le toccano. Questo trattamento tocca in relazione tra di loro e le istituzioni del Stato moderno. Non solo è frustrante per la gente perché genera questo sentimento di impotenza, tocca tutta la struttura sociale creando relazioni che la gente hanno con istituzioni che prendono decisioni importanti per la loro vita. Questo è spelled out, diciamo. Però questa è un'idea interessantissima. Se voi ricordate una cosa che era abbastanza diffusa, che era quello di Panopticon. Il Panopticon è l'invenzione di Jeremy Bentham di mettere una prigione circolare, come un ognone, come una cipolla, e al centro un miradore dentro e una finestra su ciascuno dei posti per sorvegliare ciascuno dei prigionieri, essendo il sistema perfetto di controllo. Ma lui, Vai Dhyanathan, dice una cosa molto interessante, inventa il non-opticon. Nessuno sta guardando. Questa è la cosa. Tu non sai mai se sei osservato. E perché cosa? E quando? Le termini della sorveglianza sono sempre sconosciuti e questo rinforza l'autocensura. Su di che torniamo? Libertà. La libertà, che vuol dire la libertà? Infatti è sempre difficile da definire. Ma almeno si riconosce come un sentimento che non siano ostacoli non ragionabili al nostro desiderio e modo di vita dal momento che rispettiamo le regole. Allora, gli ostacoli possono essere legali, finanziari, a tutti i livelli. La libertà è questo, un sentimento che tu hai libertà di movimento, di desiderio, di destino. Essere trasparente non significa essere prigionieri se la trasparenza è condivisa in modo civico. Questo è il problema. Andiamo verso la trasparenza, ma deve essere negoziata. Deve essere negoziata in un modo che è politico, legale, sociale, psicologico. A tutti i livelli deve essere negoziato a un modo dove possiamo mantenere quello che abbiamo acquisito con 400 anni di vita occidentalmente più o meno organizzata, che chiamiamo ancora democrazia, benché la situazione attuale non può dare molto spazio alla democrazia. Ciascuno di noi ha necessità di evolvere in linea come evolvevamo nello spazio fisico. Dobbiamo avere il senso, lo spazio fisico mi lascia, no, vorrei avere lo stesso sentimento di disponibilità nel mondo della linea. Dovremo imparare a costruire e gestire le nostre rappresentazioni digitali, dovremo ottenere un modo di controllo non esclusivo sui nostri dati, evidentemente non possiamo cambiare i nostri dati medicali, pedagogici, criminali e altre cose, evidentemente no.
La libertà dipenderà sempre da un bilancio equabile fra l'obbligo di sicurezza, che è divenuto incontornabile, l'obbligo di sicurezza. Non possiamo fare senza adesso. Non possiamo per niente fare senza. Allora, sarà sempre più forte, sarà sempre più insistente, sarà sempre più invasiva, sarà sempre... Possiamo già saperlo. Però non conosciamo l'autonomia individuale. Questa dobbiamo mantenerla a un certo modo. E questo non so come farlo, ci penso. Per il momento quelli che regolano il nostro strano mondo virtuale e materiale mentale sono come al solito business, governo e media. Importante. La buona notizia è che ogni settore sta provando a sostenersi nella trasparenza e anche con metafore come quello di questo Expo. Il potere non è centralizzato come nel passato, diviene distribuito e deve rispondere all'opinione pubblica come nei casi di SwissLeaks. Questo è divertente. SwissLeaks. Fino adesso con WikiLeaks o con le rivelazioni sullo Stato avevamo sempre rivelazioni sull'istituzione. Ricordatevi infatti che Assange aveva minacciato, prima di andare nell'ambasciata dell'Ecuador, aveva minacciato di lasciare l'informazione che avevo, tipo di informazione che avevo sullo Stato e la condizione diplomatica e militare degli Stati Uniti, ai operazioni banchieri, ai conti nascosti. No, questi non sono mai usciti. Però, perché la trasparenza non è solo una cosa che corta di noi, ma anche la trasparenza del mondo, via media, ma via big data pure. L'informazione emerge, emergendo crea situazioni distruttive. Ma pensiamo che SwissLeaks è diverso di tutti gli altri modi perché tocca individuali, tocca persone individuali. È la prima volta che abbiamo un sistema dove la trasparenza prende 100 milioni, 1000 persone che hanno, diciamo, fatto qualcosa con il denaro che non dovevo fare. Valore della... Ah, Blattergate. Non è divertente Blattergate? No? Le storie di... Questa è una cosa incredibile. Detronare in francese, non so se si dice in italiano, stronare, che ne so, il capo il più potente di una istituzione, le più potente, no? E più seguite del mondo. È una cosa incredibile. E tu sei stesso di questo personaggio. Posso raccontare un sacco di storie di cadute di personaggi famosi a partire del bla bla, no, che viene fuori. Esiste la tentazione del potere di mantenerci con la sforza senza tener conto delle regole, lo prova sempre. Ma queste sono le prisme, è la parola che cercavo. Questo è il potere americano e le varie strumenti che usa per seguire ciascuno di noi. Dicevo che ero arrabbiato del fatto che Obama aveva lasciato la spiglia degli americani, ma non su di noi. E insisto su di questo, perché in questo caso siamo letteralmente prigionieri di un sistema totalmente egemonico e che non conta noi allora come cittadini, votanti, diciamo, cittadini. Quando si è fatto l'elezione di Obama, noi abbiamo creato al mio centro in Canada un'applicazione per insistere a dare il voto ai canadesi per chi sarebbe eletto negli Stati Uniti. Per dire, dobbiamo arrivare a una situazione del genere. Evidentemente non ha funzionato, però diciamo l'idea era lì. Allora, come gestire la lunga coda degli interessi privati, dei piccoli gruppini? La lunga coda, la conoscete la lunga coda? È una teoria di Chris Anderson, ex editore di Wired, che diceva che l'economia del presente, non del futuro, stia arrivando, è un'economia di soddisfazioni individuali sempre di gruppi sempre più piccoli. Tu vendi le cose pertinenti a una quantità assolutamente fenomenale di gruppini e fai più soldi che se tu avevi il mercato di massa, che è quello che, su di che siamo abituati. Allora, Luca, come gestire la lunga coda di interessi dei gruppi in confronto, delle culture diverse? Il Canada è un esempio di prova di fare questo, almeno nel faccia a faccia. Come condividere un paese venendo di tante culture? Questa è l'idea.
Il pericolo dell'eritrofascismo è reale. Direi che è già più o meno presente. È già più o meno presente. Non si traduce neanche, non ancora almeno con una pressione pubblicamente conosciuta, però è una cosa da... La prima domanda politica sociale è come amministrare legalmente e con sicurezza un'infinità di tribù senza danneggiare individui. L'incontro tra il bene pubblico, repubblica vuol dire la cosa pubblica, il bene pubblico e questo bene privato. Come riconciliare? È molto difficile, non posso dire come si fa. Questa è una domanda. Oggi la domanda è più importante che la risposta. Rendere centrali le politiche dell'open government, di questo si parla molto, e sviluppare questa democrazia grazie al digitale. Il problema è che per me la parola democrazia non corrisponde alla situazione digitale. La democrazia è nata in Grecia, come la Repubblica. È nata dopo l'alfabeto. È nato come la rappresentazione individuale dei membri, non dei schiavi, non delle donne, scusatemi, però almeno dei membri cosiddetto della società in equalità. I greci hanno inventato la democrazia. E l'abbiamo ripreso dopo l'invenzione della stampa e arriviamo adesso a forme politiche che non esistevano prima, tipo il fascismo. La direzione della tribù, sì, possiamo sempre fare dei paragoni, ma diciamo fondamentalmente il fascismo è un'invenzione dell'arrivo dell'elettricità sulla mente della popolazione. Come regimentare la gente a partire da un controllo via la radio. So che Mussolini non amava molto la radio, però il fascismo italiano è nato a partire da radio come quello di Goebbels e di Hitler. Però questo fascismo è un fascismo di mass media. È molto diverso del fascismo del micromedia, del any media, del transmedia, del cross media, del multimedia. Sono tutti media, any media. Questo fascismo è un fascismo che ti conosce e conoscendoti sa esattamente come controllarti. Rafforzare la partecipazione e ravvicinare i cittadini. La cosa che ho scoperto, una cosa meravigliosa, ho scoperto, faccio una ricerca per un libro e sto lavorando sul ruolo della cosiddetta smart city, mondo di condivisione intanto. Smart City è un esempio di prova di condivisione a due livelli, a un livello tecnico, come attrezzare una città e farla parlare tra di sé, e a livello anche sociale. E adesso hanno inventato questa parola che è tactical urbanism, urbanismo tattico, non lo so come si dice, tattico. E questo è una cosa meravigliosa, no? È la comunità che si mette insieme per creare un tipo di disturbance, diciamo, mettono fiori dove non possono farle, si chiama guerrilla gardening, giardino guerrilla, una cosa deliziosa. E diciamo, questo è esattamente le cose che arrivano con, possiamo mettere la gente, diciamo, in collaborazione. Il neofeudalismo. I like, followers, tutto questo mondo di un feudalismo istantaneo. Seguo quello, sono seguito, no? Di migliaia o tante persone di queste cose. Come diceva Andy Warhol, siamo famosi per 15 minuti, no? Istantaneo questo mondo, critico, esigente, dobbiamo garantire la trasparenza reciproca, dare mezzi e modi per permettere alla gente di costruirsi e agire in qualità di soggetti autonomi. Questi strumenti sono possibili. Già si mette in corso più o meno quello del controllo dei cookies. È un passo in avanti. Non è male di avere questo primo, diciamo, pensiero sul modo. Questo richiede lo sviluppo di strumenti e formazione che garantiscono un livello ragionabile di privacy. Economia di condivisione, che ho già spiegata, però la cosa la più bella, ricordate che Karl Marx aveva detto che sarà un giorno quando gli operai avranno la disposizione e, diciamo, la proprietà dei modi di produzione. E beh, adesso l'abbiamo tutti. La stampante 3D, che è una nuova rivoluzione industriale, immagini che i ragazzi
possono nelle scuole immaginare qualcosa, disegnarlo sulla rete con un programma che è abbastanza facile da usare, pulsare su un bottone e creare la cosa con. Questa è una situazione dentro di che il piccolo artigiano oggi è capace di ripensare completamente il suo diciamo mestiere e anche la sua competenza a partire da un strumento totalmente a disposizione della gente per finalmente non tanti soldi. Un po' come il prezzo della stampanta della cosa da scrivere accaduto, cadrà fondamentalmente anche questo. Fine del regno del petrolio, elettricità e ambiente, questo lo immagino. Crowdfunding evince gli stockbroker, l'idea che mettere il tuo denaro dove sei il tuo cuore è l'unico modo di fare. Invece che il stockbroker normale, tu metti il denaro dove non sa dove va. Ci sono persone che lo mettono in modo responsabile, non volendo che questo va a fondare questo tipo di attitudine mondiale, però la più parte no, non c'è un investimento emozionale. Beh, Bitcoin drops the coin, non so, questo non sono certo. Lo dico più o meno come una possibilità che è ancora flottando. L'idea è che Bitcoin manda fuori la moneta. Via media il messaggio è nella bottiglia, è letto da tutto l'oceano. Qualche messaggio che viene sulla rete oggi è potenzialmente letto da tutto l'oceano umano a disposizione. L'ubiquità del messaggio. Il web ha trasformato la cronaca locale in informazione iperlocale, ancora più dentro il locale, però anche globale. E la ragione è perché noi siamo talmente, almeno io parlo per me, ma sono certo che per voi, di sentire tutte le notizie intorno delle cose che hanno successo in Tunisia 3 giorni fa, vi lascia qualcosa che fa male. E abbiamo di questi un sacco. Siamo obbligati, è per questo che parlo del Rinascimento e delle guerre di religione e altre cose, siamo nella guerra di religione globale, con una situazione sistemica su di che non abbiamo neanche la risposta dell'Europa, la risposta anche degli americani a partire dall'ISIS è una risposta debolissima. Vuol dire che non sappiamo gestire una situazione che è sistemica e assolutamente globale. Non dirò che io so gestirla, ma dico che non ci siamo per niente. E la cosa importante da ricordare è che il mondo torna trasparente via media, ma anche via tutte le applicazioni che possiamo tirare dei nostri ragazzi per sfruttare delle informazioni che saranno a disposizione. Condizione a nuova etica dei media. Come ho detto, non si sa se la parola democrazia è la cosa giusta, il sentimento della democrazia è la cosa giusta. Vuol dire mantenere questo senso di libertà interno della nostra prigione elettronica. La sfida è lì. La sfida è lì. La democrazia è una cosa importante, una dei più belle che hanno successo nella storia politica dell'umanità. Certamente, però dobbiamo proteggerla in un certo modo o farla convertire, ma come? No, per esempio, io quando dico ci crediamo veramente ancora, è un po' come se ammettiamo dentro di noi che non esiste più veramente la democrazia, come non esiste più veramente la nostra privacy, a partire dal momento che siamo veramente coscienti di questa dimensione del nostro essere, no? È come se il rifiuto di ammetterlo era come un modo di sostenere le rovine, diciamo, un modo di dire, ma va ancora abbastanza bene. Allora, o posso prendere tutto questo Expo come una finta, come una simulazione, diciamo, di un bene che non esiste, o perché sono necessariamente politicamente, socialmente, psicologicamente ottimista, mi spiego com'è, devo trovare la porta di sortie. Il topo deve scappare dalla gabbia, non è il momento di lamentare. Allora, questo tipo di Expo è una cosa che è una grande metafora di riorganizzazione
È vero che non si parla abbastanza della gente che soffre di fame, però si parla almeno tra di loro cross-culturalmente. Si parla di cibo che si condivide. La cosa da condividere è assolutamente il cibo. C'è una dimensione che ha un valore politico, ma anche un valore etico dentro questa cosa. Preferisco vederla così, come un'espressione di buona volontà del nostro essere, piuttosto che semplicemente un teatro. I media sono importanti, lotta dei governi, i media fra controllo e trasparenza, i media dipendono dai governi e non possono dire tutto e non possono dirlo sempre e non possono sempre accumulare cifre negativi. Dobbiamo pensare che la gente sono messi così e che c'è, avete visto Merchants of Doubt? 3 film da vedere sui media e su l'elettrofascismo, diciamo. Food Inks, perché si tratta di cibo, Food Inks, e un'analisi di 1 ora e mezza su come i governi e le grandi imprese Monsanto, Unilever e altre compagnie fanno pressione, come si accordano tra di loro per sfruttare letteralmente il terreno locale, il tipo di grano locale. È una cosa fenomenale. Questo è uno. Un altro, Inside Job. Wow! Inside Job è 3 film americani. Gli americani sono bravi per lasciare questo tipo di libertà di essere criticati. Con Michael Moore. È divertente. Ma già, intanto. E questo film, Food Inks, no? Spiega queste cose. Inside Job fa vedere letteralmente il ruolo delle grandi compagnie fanno pressione attraverso i lobby e varie cose del governo per cose che sono spesso più o meno illegali, diciamo. E allora l'ultimo, Merchants of Doubts, fanno appello a persone come me, sociologo, professore, conosciuto, rispetto, per dire che infatti la sigaretta ti fa molto più bene che male, che no, non c'è relazione tra il cancro e la sigaretta. È divertente questo. Tu lo vedi, c'è un uomo che parla, un professore, che dica in corte: no sir, no sir, we have not come to the conclusion that cigarette smoking has anything to do with anybody's health. Hello? No, la responsabilità dei media è questo, fare, come dire, fare alzare un sentimento, diciamo, di positivo, ma anche di non lasciare perdere la gente che si sfruttano di noi, è essenziale. Educazione, Gesuiti 2.0. Perché Gesuiti 2.0? Perché il primo ordine gesuito, quello di Ignazio Loyola, ha creato la prima pedagogia europea, a partire dall'alfabeto, a partire dalla stampa, che era il sistema di comunicazione del tempo, e educava queste persone a tornare per bene uomo e donne di Stato, piuttosto uomini. E allora le Gesuiti 2.0 è semplicemente l'aggiustamento di una pedagogia che manca ancora di insegnare a partire dal 01, del digitale, come fare, come gestire il suo profilo, come usare bene con i transmedia, per esempio, del video o di Twitter o qualche sia, chissà. Educare la personalizzazione digitale. Noi abbiamo un inconscio digitale, certamente, ma abbiamo anche persone digitali. Per esempio, il nostro profilo su Facebook o su Twitter. Come ci presentiamo su LinkedIn? Questo è una persona digitale che dobbiamo gestire. Perché? E lo gestiamo, infatti, un sacco di ragazzi passano un sacco di tempo a gestirlo. Io parlo della transmediatura, della mediatura, come la dimensione artistica creativa portata dalla letteratura ai media. E più di tutto rincantare il civismo, sostenere la cultura dei sharing, una pedagogia che porterebbe alla collaborazione, alla condivisione. Tutto questo è possibile. Vita sociale, nuova feudalità, la rete diviene un sistema limbico. Il sistema limbico è quello che porta e crea e sostiene emozione e a partire di che ogni tanto tu fai l'azione, o no, o resisti.
Ma il sistema porta è un sistema di trattamento di emozione. Adesso l'internet è stato, ha giocato questo ruolo particolarmente intorno della primavera araba, dell'Occupy Wall Street, dell'Indignados, che è stata una cosa mondiale che ha trasferito tutte le culture e tutte le frontiere. Queste cose succedono e sono segni di buona cosa, salve che la primavera araba oggi è l'estate arabo, con una violenza che non potevamo per niente immaginare. Non potevamo completamente, al momento della primavera araba era una cosa per noi entusiasmante. No? La sessualità cambia secondo una doppia tendenza di più tolleranza, adesso che si rivelano tutti sui siti la vita sessuale di individui che non sono neanche specialisti del porno. C'è una tolleranza oggi che si sviluppa. Io ricordo un film che si chiama Sex, Lies and Videotapes, dentro di che per la prima volta un uomo parla tranquillamente alle donne e altre persone della sua sessualità tra i più intimi dettagli, diciamo. Io ho visto, ma questo film è data di 83, vuol dire un sacco di tempo, però avevo già visto che questo era un uomo del futuro. E questa è una figura che arriverà al nostro tempo. Però anche riservatezza, perché in certo modo, diciamo, di comportarsi tra la gente, gay marriage or not, sta cambiando anche questo, sta cambiando. La tolleranza gay marriage è incredibile a un certo livello. La tolleranza da che parlo è esemplificata da questo, però anche riservatezza, una doppia tendenza. Le cose interessanti è che le affinità si costituiscono sulla rete come si costituiscono nella vita faccia a faccia. Tu puoi divenire un amico sulla rete senza mai vederlo. Veramente. Scambiando un sacco di informazioni su di te, sempre trasparente, diciamo, no? Vuol dire che c'è l'eliminazione del spazio-tempo a questo livello crea possibilità totalmente interessanti. Io direi, concludo su questo, che la trasparenza definirà il futuro del comportamento etico. La cosa che possiamo già dire è che il sociale prima sull'individuale. Questo mi sembra una delle conseguenze assolutamente incontrovertibile. Il corpo diviene fonte dell'essere. Il corpo, il tuo corpo, è l'unico posto dove sei. E a partire da questo corpo tu sei in relazione, il corpo essendo l'interfaccia con tutti i sensi, con il mondo. C'è una continuità adesso tra il corpo e il mondo che fa che oggi sono più pensatori, architetti, urbanisti, che sto pensando che infatti, come dice Rosana Raujo, la città sono io. Come Ludovico XIV diceva, l'État c'est moi, lo Stato sono io. No, adesso siamo noi, ciascuno di noi, portando la città nella borsa, nel pensiero, nei movimenti, la città diviene come un'estensione del sé, che prende tutto. E questo tipo di pensiero si sviluppa nella filosofia attuale. Però è vero, è una buona cosa di avere un corpo per avere una presenza nella realtà. E diciamo che io ho scritto recentemente con amici un libro che si chiama Il punto di essere. Il punto di essere è il sentimento che tu hai una posizione che tu senti attraverso il tatto, attraverso la propriosezione, attraverso tutte le relazioni che tu hai con lo spazio. Piuttosto che il punto di vista nato in Rinascimento, che era di tirare la persona fuori del spettacolo e farla vedere a distanza. Adesso siamo dentro. Siamo dentro. Sviluppare la nostra persona digitale con competenza, il reputation capital diviene l'unico che conta, e già per alcune società e persone la cosa la più importante, la cosa la più pertinente per la sua, diciamo, evoluzione nella realtà quotidiana. Tornerà il senso di onore. Il senso di onore, come l'ho visto per esempio in Africa, ho fatto un giro in Africa e ho visto il modo di parlare e di rispettare, no, è una cosa che forse adesso la povera Africa soffre mortalmente di strage improponibile, non è possibile che questo sia sparito, però l'ho visto lì, l'ho visto in altri paesi, specialmente con culture che non erano ancora molto toccate dal nostro sistema.
Il senso di onore perché? Perché quando tutto si sa su di te, tu non puoi fare altrimenti che comportarti bene. Invece di non pagare le tasse, tu sei orgoglioso di pagare le tasse. Tu sei orgoglioso di essere, diciamo, una nuova aristocrazia. Meritocrazia, aristocrazia, la persona è lì, verso l'altro, ha un dovere da rispettare, ha una relazione professionale ma anche personale, emotiva e anche di competenza. E questo sarebbe una delle condizioni di un'etica futura. Intanto, concludo su questa immagine che adoro, il re di Bhutan, piccolo paese che si trova nell'Himalaya, no? Ha creato tutta una filosofia statale, no? Intorno dell'idea che il PIL dovrebbe essere ripreso come gross national happiness, no? Che la felicità del suo popolo dovrebbe essere la base di tutte le decisioni che si prendono nello Stato. Ok, voi potete dire che sogno in colore, però sono molto felice di questa metafora, questo esempio. Mi dispiace che Bhutan non è rappresentato nell'Expo sul cibo. Intanto, vi ringrazio per l'attenzione.